Ciao a tutti, vi ringrazio di essere qua così numerosi, saluto naturalmente l'amministrazione comunale di Sant'Orso e il comitato Alto Vicentino Ricicla che è sempre così attivo e che più volte ha organizzato eventi di questo tipo in tutto il territorio della provincia. Diciamo, questa sera magari vediamo, visto che le due esperienze sono in gran parte comparabili, di centrare l'attenzione su alcuni temi che magari non sono stati sviluppati in modo da dare il più possibile un quadro completo anche di informazione a voi e aprire così anche al dibattito successivo. Io sono Ezio Orzè, sono assessore dell'ambiente del comune di Ponte nelle Alpi, comune provincia di Belluno. È un comune di 8.500 abitanti alle porte del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Avete capito tutti anche dalle premesse di Alessio che è innanzitutto sbagliato per certi aspetti antistorico pensare ancora di parlare di rifiuti, no? Di materiali che si possono buttare via. Tutti noi abbiamo vissuto anche degli anni di grande ubriacatura, no? Se pensiamo anche dal punto di vista concettuale, ci sono stati degli anni in cui l'usa e getta era diventato un valore, no? Uno status symbol, qualcosa che si adoperava una volta e poi ci si poteva permettere di buttare via, no? Addirittura la macchina fotografica che si utilizzava una volta invece del rullino, no? Ecco, e evidentemente abbiamo vissuto anni in cui probabilmente abbagliati anche da un benessere imperante, abbiamo in qualche modo rivisto troppo rapidamente il nostro rapporto con le cose. E questo rapporto con le cose deve essere in qualche misura ricondotto alla sua naturalità, dando ad ogni cosa la giusta importanza. Per questo io ho centrato anche il mio ragionamento di questa sera su una parola che ritengo assolutamente importante, che è proprio la responsabilità. Ed è un tema che attiene a tutti, a noi come cittadini, come singoli, come persone, alle comunità, perché siamo anche insieme di cittadini, e questo è importante non dimenticarlo. Giustamente Jessica prima parlava della partecipazione, non come un elemento, lo diceva anche lo stesso assessore, dove il comune in qualche modo comunica delle cose ai cittadini, diffonde delle informazioni, ma proprio come un metodo di lavoro, come un metodo di costruzione di decisioni che tutti insieme, a partire proprio da una elaborazione collettiva, dobbiamo innanzitutto condividere e poi però che dobbiamo tradurre in azioni concrete, anche su questo tema. Il tema della responsabilità per quanto riguarda le istituzioni è un tema che è ampiamente descritto, purtroppo molto disatteso dalle istituzioni, però invece è assolutamente chiaro. Molto spesso le istituzioni si concentrano proprio sulla parte finale, no? C'è un grande lavorio per capire dove mettere questi rifiuti alla fine del loro ciclo di vita, no? Per cui si ragiona sempre di impianti, di discariche, di impianti di incenerimento, di come vanno dimensionati, di quanto grandi devono essere, di dove a posizionare sul territorio, di come in qualche modo convincere i cittadini ad accettare questi impianti. Ecco, e non sempre le istituzioni invece si concentrano su quello che devono fare, e quello che devono fare i comuni è molto chiaro, è descritto chiaramente nella normativa italiana: tutti i comuni devono raggiungere almeno il 65% di raccolta differenziata entro la fine di quest'anno. E lo dice in maniera ancora più chiara, voglio ricordare che il 65% è l'obiettivo minimo previsto per legge, almeno il 65%. E questo sembra essere un obiettivo molto disatteso in questo paese, no? Sembra quasi che il rispetto della norma per le istituzioni sia una delle opzioni possibili. E invece il rispetto della norma dovrebbe essere la linea sulla quale si basa e si misura l'azione di un'amministrazione comunale. E come farlo? Beh, la Comunità Europea ci dice chiaramente che il modo giusto per farlo, lo descrive la Direttiva Rifiuti 2008 della Comunità Europea, non è solo puntare al livello più alto di raccolta differenziata, ma è utilizzare dei metodi che ci consentono di recuperare effettivamente la materia. Infatti lo dice in maniera molto chiara questa direttiva, che il prossimo parametro di riferimento non potrà più essere nei prossimi anni la percentuale di raccolta differenziata, ma dovrà essere l'effettivo recupero della materia, cioè
quanta materia noi riusciamo veramente a recuperare da questi materiali che raccogliamo in maniera separata. La distinzione non è solo terminologica, è una distinzione di sostanza, perché ci sono metodi che consentono di raccogliere materiali omogenei in maniera molto separata, selezionata e quindi puri, e sono i metodi porta a porta, e ci sono dei metodi invece che raccolgono grandi quantità di materiali, le raccolte stradali, ma dentro quei cassonetti molto spesso troviamo ancora materiali che sono ognuno contaminato di qualcos'altro. Se la percentuale di rifiuto non conforme dentro i cassonetti stradali arriva al 10, al 20, al 30, qualche volta anche al 40% nelle raccolte delle plastiche stradali. Questo significa che quello che c'è da dentro viene conteggiato come raccolta differenziata, ma a tutti gli effetti è ancora un rifiuto, cioè un materiale che difficilmente potrà essere recuperato come materia, e se lo sarà avrà dei costi molto elevati perché dovrà subire successive fasi di lavorazione. Per cui cosa devono fare i comuni? La raccolta differenziata. Come farla? Con quei metodi che alla fine garantiscono e rispondono a questa normativa europea, cioè con il porta a porta, cioè l'unico metodo che attualmente è in grado di garantire l'effettivo recupero della materia e la qualità dei materiali. Ed è la scelta che ha fatto il comune di Ponte nelle Alpi. Questa è la nostra situazione nel 2006, eravamo al 23% di raccolta differenziata e quasi 450 kg all'anno prodotti da ogni cittadino che finivano in discarica. Parliamo di rifiuto indifferenziato che ogni anno andava in discarica. I costi di smaltimento in discarica continuavano a lievitare di anno in anno, anche questo è importante saperlo, smaltire rifiuto indifferenziato costa molto e costerà sempre di più nel tempo. Per cui uno dei primi obiettivi che ci si dovrebbe porre come amministrazione è ridurre questa voce di costo, che è una voce molto importante nel costo complessivo del servizio, pesa in quasi il 60% del costo complessivo del servizio. Per cui eliminare in maniera strutturale questa voce di costo significa ridurre complessivamente il costo di servizio e rendere anche questi costi più stabili nel tempo. Qui ci sono gli impegni che ci siamo presi, per cui volevamo ridurre la produzione complessiva dei rifiuti sul nostro territorio. Vogliamo anche ridurre i costi del servizio. Naturalmente non l'abbiamo fatto su una scelta ideologica, l'abbiamo fatto a partire da un piano industriale, da un progetto preciso, ma volevamo anche smantellare un luogo comune, perché tutti sanno che il porta a porta è un metodo che funziona, se gestito bene, se ben comunicato ai cittadini, però molti dicono sì, funziona, ma alla fine costa di più, perché servono più persone, eccetera, eccetera. Noi, a fronte di uno studio preciso calato sul nostro territorio, abbiamo capito che invece c'erano dei margini addirittura di riduzione dei costi e l'abbiamo voluto comunicare prima ai cittadini. È stata una sfida anche abbastanza importante, che però insomma ha reso in qualche modo tutti ancora più partecipi di questo percorso. E poi volevamo applicare la tariffa puntuale, cioè un metodo che consentisse di premiare in maniera differenziata i comportamenti più virtuosi dei nostri concittadini. Ecco, per farlo abbiamo per la prima volta esternalizzato un servizio a una nostra società, è una società pubblica, in-house 100%, qui del proprietario del comune di Ponte nelle Alpi, a cui abbiamo affidato direttamente il servizio. Poi magari, se abbiamo tempo nella discussione, diciamo anche due parole su quanto invece sta avvenendo a livello nazionale, ed è qualcosa che interessa, diciamo così, tutti i comuni, perché di fatto c'è un tentativo deliberato proprio a smantellare queste gestioni pubbliche di servizi. È un qualcosa che non riguarda solo i comuni, ma che ci riguarda in maniera più generale tutti come cittadini che alla fine hanno dei servizi da queste gestioni. Ecco, parlava giustamente prima Jessica anche del tema della comunicazione, della partecipazione, è stato più volte ricordato anche nelle relazioni di introduzione a questa serata. È chiaro che quando si pensa di modificare le abitudini dei cittadini in maniera così importante, questo percorso deve e richiede livelli di partecipazione molto estesa.
Nel nostro comune addirittura siamo partiti prima. La mia esperienza nasce prima che io entrassi nell'amministrazione comunale, proprio come referente di un comitato locale, ci battevamo contro un progetto di discarica. Per cui nel nostro comune è stato progettato una discarica da oltre 1 milione di metri cubi della provincia di Belluno, dove raccogliere tutti i rifiuti della provincia, e siamo partiti opponendoci a questo progetto, però via via cercando anche di coinvolgere i cittadini, presentando delle alternative. Alternative che poi insomma, abbiamo già da allora individuato e condiviso con i cittadini, che poi ci hanno portato anche dentro all'amministrazione a provare a dimostrare che si potevano, a partire da dei no, costruire anche dei sì, cioè costruire anche un cambiamento e dimostrare che effettivamente questa era un'idea che poteva essere praticata. La partecipazione è, diciamo così, un'impresa difficile per un'amministrazione comunale, un po' perché gli spazi qualche volta sono veramente risicati, cioè i comuni si trovano ad operare in situazioni particolarmente difficili, anche dal punto di vista economico, dentro un quadro normativo complesso e in continuo cambiamento, e siamo anche governati, lo dobbiamo dire, da una classe di tecnici che sono dei patrizi, che qualche volta non si rendono conto di cosa significa vivere dentro un comune e operare per dare dei servizi di qualità ai cittadini. Però ancora di più è necessario, secondo me, anche condividere anche le difficoltà con i cittadini, non solo i progetti, e bisogna farlo anche in maniera organizzata, perché alla fine è bene discutere delle cose, ma è importante anche giungere a delle decisioni alla fine di queste assemblee. Altrettanto importante è proprio investire nella comunicazione nelle scuole. Ci sono degli obiettivi e dei risultati che si misurano in percentuale di raccolta differenziata, altri che si misurano in euro, e poi ci sono degli investimenti che si misurano proprio in prospettiva di futuro. Noi per tutte le politiche ambientali affianchiamo sempre un percorso di comunicazione nelle scuole. L'abbiamo fatto anche nella raccolta differenziata, perché abbiamo fatto delle ore di lezione per ogni classe. Nelle nostre classi si fa la raccolta differenziata. Ci sono anche delle classi che a turno sono responsabili della pulizia esterna del piazzale della scuola durante la ricreazione, eccetera. È un lavoro continuo, però è un investimento assolutamente importante. Io penso che questo sia esattamente, l'abbiamo condiviso anche questa sera mangiando un boccone insieme agli amministratori di questo comune, e tutti insieme condividiamo quanto sia importante coinvolgere anche le nuove generazioni su questo. Poi abbiamo, passata la parte operativa, abbiamo distribuito tutti questi contenitori sul territorio. Tutti i nostri contenitori sono dotati di un dispositivo magnetico, che è quello che vedete segnato dalla freccia rossa, che consente di collegare, di identificare il contenitore con l'utenza. Quindi sappiamo di chi sono tutti i contenitori sul territorio e anche dove sono, perché tutti quanti sono stati georeferenziati al momento della consegna. E questo dal punto di vista gestionale ci consente di avere un controllo molto efficace sui flussi di materiali che via via raccogliamo. Ecco, parliamo di partecipazione, vi do due esempi pratici. Nelle nostre assemblee, quando andavamo a discutere con i cittadini del nuovo sistema di raccolta differenziata, sono sorti più problemi. Uno è la necessità di creare uno strumento, che è uno strumento molto praticato, l'ecocalendario, che permettesse ai cittadini di capire esattamente ogni giorno cosa dovevano conferire. E noi avevamo ipotizzato un calendario che era molto schematico, molto fatto e funzionale per la raccolta, però quando l'abbiamo presentato è stata una grande delusione. Ci hanno detto, vabbè, però se lo devo tenere in cucina tutti i giorni, la gente ha cominciato a dire, beh, io minimo voglio che ci siano le lune, altrimenti non è un calendario. Insomma, noi non avevamo pensato che le lune. Poi il signore ha cominciato a dire, no, ma se non ci sono le lune, qua i radici mi va in semenza, per cui no, va bene. Poi un calendario senza santi si può fare? No, mettiamoci santi. Per dire che anche sul calendario abbiamo perso una sera, però alla fine è diventato carino, tutti quanti se lo tengono volentieri in cucina, e magari qualcuno ci ha messo un suggerimento, una parola, eccetera, e ogni anno insomma sul calendario si discute e si cambia qualcosa. Lo stesso per il riciclabolario. E tutti ci chiedevano un metodo semplice per capire fin da subito dove mettere ogni cosa, e alla fine insieme abbiamo condiviso questo
questo strumento di informazione, che è un semplice dizionario dall'A alla Z, dove tu puoi trovare tutti quanti i rifiuti che hai dentro un'abitazione e fin da subito capisci esattamente dove devi mettere ogni cosa. Addirittura di fianco al nome c'è il colore del contenitore e se deve andare all'ecocentro anche dove va portato all'ecocentro, per cui immediatamente ognuno a risolvere qualsiasi problema. Dire, sono piccole cose, però fanno capire come alla fine anche il confronto con i cittadini possa migliorare anche proprio gli strumenti che il comune utilizza per relazionarsi poi per gestire il servizio con la gente. Altro pilastro del sistema, l'ecocentro. Nel nostro ecocentro ormai si raccolgono oltre 32 tipi di materiali diversi e per ognuno c'è una sua corretta forma di avviamento al recupero della materia. Abbiamo un servizio per esempio dedicato che è bisettimanale per gli anziani che hanno problemi di incontinenza, per cui un'elevata produzione di pannoloni. Anche questo è un particolare che è emerso per esempio dal confronto con i cittadini, riguarda una piccola parte delle nostre utenze, sono circa 120 anziani o persone che sono ammalate e che però sarebbero state penalizzate da una tariffa che è calcolata sul numero degli svuotamenti del contenitore del rifiuto indifferenziato, perché sono utenze che hanno un'elevata produzione di rifiuto indifferenziato. Per cui alla fine attraverso i servizi sociali, i medici di base li abbiamo avvicinati, abbiamo fornito un contenitore che esternamente è uguale al contenitore del rifiuto indifferenziato, che però ha un codice diverso, è un servizio completamente gratuito. E anche qui, vedete, cioè, di fatto il porta a porta si è applicato e anche se questi metodi poi sono messi a confronto con i cittadini, riesce a trovare delle soluzioni anche una piccola parte della comunità, no? Che però vive un momento di grande fragilità, insomma, no? È un servizio che tra l'altro anche gli operatori sono molto contenti di fare perché è una risposta proprio così, che ha dentro di sé proprio un grande senso di civiltà, a mio parere. Abbiamo anche un controllo di qualità, gli operatori prima di svuotare i contenitori verificano il contenuto e segnalano se ci sono delle difformità ai cittadini, anche questo è molto importante per riuscire poi a ottenere una qualità dei materiali. Vedete alcune immagini del nostro ecocentro. Per fare tutto questo ci abbiamo messo 6 mesi, per cui abbiamo approvato la delibera nel maggio del 2007, poi abbiamo costituito la società, avviato tutti gli acquisti distribuiti sul territorio, i contenitori, la campagna di comunicazione, eccetera. A gennaio eravamo già oltre l'80% di raccolta differenziata e 6 mesi dopo siamo passati ad applicare la tariffa puntuale. Questa percentuale si è ulteriormente incrementata nel corso degli ultimi anni, per cui siamo arrivati a superare il 90% di raccolta differenziata e dato, a mio avviso, ancora più significativo, proprio la riduzione del rifiuto indifferenziato che prima portavamo in discarica, per cui siamo passati dalle 3.000 tonnellate all'anno nel 2006 a meno del 250 tonnellate degli ultimi 2 anni, per cui abbiamo ridotto del 92% il rifiuto che prima portavamo in discarica. Apro parentesi anche qua, che senso ha concentrarsi sul dimensionamento degli impianti, discariche, incenerimento, se prima non arriviamo qua? Cioè, questo è un obiettivo possibile. Tutti voi capite bene che è diverso pensare di smaltire 350 kg per abitante piuttosto che pensare di smaltire 30 kg all'anno per abitante, no? Il problema è notevolmente ridimensionato. Addirittura, ecco, qui vedete proprio il parametro, ormai nel nostro comune ogni cittadino produce meno di 30 kg all'anno di rifiuto indifferenziato. È un dato che ha sorpreso perfino noi, insomma. E sono diminuiti anche i costi. Siamo passati dai 950.000 euro, il costo complessivo del servizio del 2007, agli 810.000 euro costo del servizio negli ultimi 3 anni, per cui il costo finale del servizio si è ridotto del 14,7%. Spendavamo 475.000 euro per smaltire i rifiuti in discarica, adesso ne spendiamo meno di 40.000. Cioè abbiamo risparmiato, cioè ogni anno risparmiamo
più di 400.000 euro solo per il mancato smaltimento dei rifiuti in discarica. Però per fare questo servizio servono più persone, per cui di fatto siamo passati dalle 5,6 persone di prima alle attuali 15, e nonostante tutto il costo finale del servizio appunto è calato quasi del 15% in 3 anni. Questo significa che noi abbiamo investito una voce di costo che prima veniva impiegata per smaltire rifiuti in discarica in occupazione, senza che il costo finale del servizio aumenti per il cittadino. E capite bene cosa significa anche in questo momento di crisi economica, ambientale e anche occupazionale, progettare, pensare, sviluppare un servizio sul territorio, magari su un'area vasta, dove il cittadino alla fine paga meno e addirittura si triplicano il numero degli occupati e si recupera la materia invece che buttarla via. Ecco, qui vedete le percentuali di scarto nei nostri rifiuti, sono bassissime, praticamente abbiamo a disposizione dei materiali puri. E i cittadini pagano una tariffa puntuale ed è calcolata con una quota fissa, fate conto il canone del telefono per semplificare, e poi degli scatti che sono il numero degli svuotamenti del contenitore del rifiuto indifferenziato, per cui non si paga sulla carta, sulla plastica, sull'organico, perché fa il compostaggio domestico, c'è uno sconto del 30%, quindi su tutto quello che si divide, che si separa, non si paga, si paga su quello che rimane, sul rifiuto indifferenziato, per cui più ricicli, più differenzi e meno paghi. Ecco, siamo considerati da un paio d'anni il migliore comune d'Italia, però insomma questo al di là della medaglia che ci fa comunque piacere, è sempre un invito che io faccio anche agli amministratori, che qualche volta sottovalutano anche questo aspetto, perché è vero che partire con un'idea di questo tipo richiede lavoro, impegno eccetera, però c'è anche una risposta in termini sociali molto importante, cioè, nel nostro comune ormai tutti si sentono protagonisti di questo risultato, no? E in qualche modo orgogliosi, e questa è secondo me la cosa più importante, che alla fine questo sia diventato veramente, ed è anche frutto del percorso di partecipazione che abbiamo fatto, un patrimonio della nostra comunità, non dell'amministrazione che in quel momento lì è dentro il comune, ma proprio della comunità. Noi siamo convinti che se un domani non ci siamo più noi, questo progetto resterà, perché ormai parte proprio del territorio e tutti se ne sentono protagonisti. Ancora due cose sulla realtà del Veneto, per capire poi in quale realtà ci troviamo ad operare. Nel Veneto, il Veneto è attualmente la migliore regione d'Italia per quanto riguarda la raccolta differenziata. I primi sistemi porta a porta sono partiti all'inizio degli anni 2000, ormai non c'è più un comune dal 2004 in poi che modifichi i propri sistemi, che non sia passato da sistemi di raccolta di prossimità, campane e cassonetti, a sistemi di raccolta porta a porta. Tutto questo ha generato delle conseguenze sul territorio, perché di fatto i sistemi porta a porta producono, diciamo così, partite omogenee di materiali puri, e su questo si è costruita negli anni un'economia molto importante. Qui questo è un dato sui costi che vediamo dopo, un'economia molto importante che è fatta proprio di moltissime, eccole qua, di moltissime aziende che ormai nella nostra regione lavorano proprio nel campo del recupero, della ritrattazione della materia. Guardate che ci sono aziende nella nostra regione che addirittura vendono tecnologie per recuperare la materia. Anche qui, per inciso, vi voglio dire che dentro proprio questo mondo della ritrattazione della materia, del recupero di questi materiali, ci sono aziende che lavorano con dei livelli di tecnologia sofisticatissimi, che lavorano in collaborazione con imprese, con università, con istituti di ricerca. Cioè dentro questo mondo qua c'è molta più tecnologia di quella che noi pensiamo ci possa essere dentro un impianto di incenerimento. Ecco, ancora due dati per farvi. Ecco, questo è il dato medio dei costi dei sistemi di raccolta nel Veneto, è un dato ufficiale dell'ARPAD che ci dice che in assoluto il porta a porta su tutte quante le frazioni di rifiuti è il metodo che costa meno, 96 euro mittante contro addirittura i 140 dei sistemi di raccolta stradale. Addirittura è stato calcolato che se tutti quanti i comuni sotto i 50.000 abitanti nel Veneto raggiungessero lo standard di quelli che già fanno il porta a porta, si potrebbero risparmiare nella nostra regione oltre 37 milioni di euro all'anno.
quando si parla, no, di riduzione della spesa anche pubblica, oltre che della spesa e di costi finali per i cittadini, e si potrebbe risparmiare oltre 2 milioni di megawattora di energia, perché recuperare la materia significa anche risparmiare energia. Se noi producessimo i beni a partire dalle materie prime e dei combustibili fossili, impiegheremo una quantità enorme di energia in più. Ecco, una volta raggiunto il 90% della quota differenziata, siamo anche andati a vedere cosa c'è dentro in quello che è rimasto, e abbiamo visto che c'è ancora una frazione che può essere recuperata. Questa è la sperimentazione che abbiamo fatto con il centro di ciclo di Vedelago e con ARPA Veneto, che dimostra che sostanzialmente c'è ancora una componente molto significativa, oltre il 40% di plastiche, che può essere recuperato ulteriormente. Magari dopo, se ho possibilità, vi faccio vedere un video di 2 minuti per dire che anche questo rifiuto, che stiamo parlando di pannolini e pannoloni, oltre 1 milione di tonnellate all'anno prodotte in Italia, che finora era considerato un materiale che non si poteva riciclare, non lo sarà più, nel senso che da settembre sarà attivo nel centro di ciclo di Vedelago un impianto che sarà in grado di separare perfettamente la materia, la plastica, dalla cellulosa, che sono i due materiali che compongono i pannolini. Questo è frutto di una sperimentazione che abbiamo sostenuto noi come Comune di Ponte nelle Alpi, una grossa multinazionale e il centro di ciclo di Vedelago. Ci stiamo lavorando da 3 anni, l'impianto esiste, che sarà il primo impianto al mondo e sarà posizionato qui nel Veneto. Su questo c'è anche arrivato un recente finanziamento della Comunità Europea sull'Eco Innovation. Per dire, insomma, che poi la frontiera alla fine si sposta, del riciclo si sposta sempre più avanti. Ecco, per queste ragioni io dico che l'incenerimento è una scelta innanzitutto antistorica, ed è innanzitutto non solo, diciamo così, un qualcosa di antieconomico e di pericoloso per la salute, ma è una scelta ormai culturalmente arretrata. Non possiamo più permetterci, come giustamente diceva Alessio, di sprecare quantità enormi di materia recuperando una piccola quota di energia. Se ne recupera molto di più riciclando questi materiali. E riparlando di responsabilità e ritornando un po' al tema iniziale, e anche per concludere, il tema della responsabilità è qualcosa che attiene veramente a tutti. Tutti quanti comprendiamo come anche rispetto al nostro rapporto con le cose che ci circondano abbiamo degli spazi operativi come persone, no? Alessio ha fatto vedere già anche una serie di scelte, di occasioni importanti che i comuni possono mettere in campo proprio anche per ridurre la produzione dei rifiuti, che dovrebbe essere il primo obiettivo, e questo attiene anche un po' alle scelte di ognuno di noi. Come attivarsi anche per sostenere processi di cambiamento che vadano verso una maggiore responsabilizzazione delle istituzioni è un qualcosa che dobbiamo rivedere, la questione della responsabilità, anche come comunità, perché ci sono delle scelte che invece attengono a noi come insieme di cittadini. Tutte le scelte che riguardano la qualità della vita delle persone, la salute delle persone, non possono essere delegate esclusivamente alle istituzioni. È un qualcosa di cui tutti ci dobbiamo fare carico. Cioè, non c'è un meccanismo di delega che vale in assoluto per tutti i temi. E poi la responsabilità è un tema che deve essere declinato anche da dentro le istituzioni. Perché tutto quello che noi abbiamo detto questa sera è un qualcosa di tutto sommato molto semplice da fare, è qualcosa che già tutti gli animali fanno, no? Dobbiamo comportare con responsabilità nei confronti dei nostri scarti. In fin di conti abbiamo poche cose con cui condividiamo continuamente gli spazi dentro la nostra abitazione, eccetera. Dobbiamo imparare a selezionarle in maniera accurata, a progettare un servizio che le raccolga in maniera competente e a ridefinire una filiera del recupero della materia che deve avere questo trasferimento di responsabilità in ognuna delle sue fasi. In sostanza, quando dobbiamo scegliere, dobbiamo fare delle scelte che abbiano questa capacità di futuro, perché come ci ricordava in una bella battuta l'attore Groucho Marx, il futuro ci dovrebbe interessare molto, perché è lì che trascorreremo il resto della nostra vita. Grazie.